Taglio Zerbi, lo ammazzo. Gaia è preoccupatissima, raga. Raga, appena arriva lo chiudiamo dentro, capito? Sì. Tu ti occupi delle pietre e io tengo ferma la porta. Raga, si libera! Scappa! Raga, io Zerbi lo ammazzo stavolta. Ieri gli ho fatto uno scherzo dove insieme a Capo gli abbiamo distrutto praticamente la stanza. Gliel'abbiamo derubata, penso che l'abbiate visto. Cosa ha fatto Zerbi? Ha fatto finta che il mio telefono sia qui in questa cantina e ci ha chiusi qua a me e Gaia. Ci ha fregati. Poi c'è la Vati che sta mettendo in passo. Non si apre questa porta, è bloccata perché ci sono le catene dall'altra parte. Poi non lo c'è, so. C'è Mati, fai vedere che ci sta. C'è Mati che sta mettendo tutti quanti i sassi. Raga, sta mettendo i sassi davanti. Al posto di aiutarci, la sorella di Cap ci sta danneggiando. Ora io non so cosa. Cioè, ho visto roba muoversi in questa cantina. Dimmi, Zerbi. Guarda che ti spacco la testa quando esco. Guarda che quando esco anche lei mi sa che la buttiamo in piscina. Ah, non credo proprio, anche perché comunque quando uscite credo che i 2 mesi di vita siano già finiti. Io non credo. Guarda che qua ho una tazzina, raga, guardate la tazzina per bere il tè. Apri sta roba, dai. Gaia è preoccupatissima, raga. Gaia è preoccupatissima. Sbaglio o tu in camera avevi le chiavi della tua macchina? No. No. Ce li ho sempre nelle mutande. Sì, te lo giuro. Dai, Luca, ci apri. Dai, apri. Farmi in giro in macchina, no, ma che macchina? Non c'è neanche la patente. Dai, apri. Dai, Luca. Oh, Gaia, lì c'è una finestra, però. Cioè. Non puoi passarci da lì. No, non puoi passare da lì. Dai, Luca. Dai, apri. Dai, apri un po'. Raga, vabbè, ma intanto mi raccomando, iscrivetevi al canale che siamo quasi arrivati agli 80.000 iscritti. Supportatemi lo shop col codice support a un creatore occhi PFI. Seguitemi su Instagram perché faccio un sacco di storie di tutta questa villa. E infatti, appena uscirò da qui, farò una bella storiella dove pesto Zerbi e Andybot. Infatti, il nostro obiettivo sarà trovare un modo per scappare. Attenzione, c'è intanto Gaia che sta cercando di corrompere. Sì, con 50 euro. Con 50 euro, Matilde. Dai, apri, dai. Dai, Matilde. Dai, apri la porta. Euro. Apri la porta. E facciamo le patenzine in piscina. Dai, Mati. Dai. Dai. Sta riempiendo di sassi, raga, il davanti, così non ci fa uscire. Dai, Mati. Corri. Mati, guarda, continua. Continua. Va bene. Oh, ci fa scappare. Attenzione. Ok, allora il nostro obiettivo sarà far entrare Zerbian dentro. Ok, muoviamoci. Ascoltami. Allora, tu dovrai dire a Zerbi che noi ci siamo nascosti in fondo e che vogliamo fargli uno scherzo e stare zitti. Va bene? E quando lui entrerà, noi lo chiuderemo dentro, va bene? Sì. Va bene? Io faccio finta di essere. Allora, vieni, nasconditi. Nascondiamoci qua. Attenzione, Matilde è nostra complice. Raga, appena arriva lo chiudiamo dentro, capito? Sì. Tu ti occupi delle pietre e io tengo ferma la porta. Okay. Se non si libera. No, oh, sta tornando. Oddi, ma perché ha aperto? No, Matilde, sai che sono scappati. Oppure si sono nascosti. No, sono scappati. Ah, e adesso? Ah, e adesso? Non ci credo. E adesso, dai Matilde, vai con le pietre. Non ti apri. Ah, ti sta proprio bene. Bastardi. Chi di chiusura in cantina perisce, di chiusura in cantina perisce. Tanto guardate la mia gamba pelosa e le Crocs. Ah, Zerbi, adesso chi è che? No, adesso siamo siamo a posto così. Siamo a posto così. Matilde è stato il nostro uomo dall'interno. Gaia, contentissima per essere uscita? No. Come no? No, sono fatto uscire. Sono usciti da soli. No, Matilde, li hai fatti uscire. No, ci siamo liberati con l'ingegno. Sì, con l'ingegno. Cosa avete fatto? Hanno dato un calcio alla porta. Abbiamo pagato il guardiano. Matilde? Non ho fatto niente io. Guarda, guardate la cantina da fuori. Adesso faccio un giro e vi faccio vedere tutta la cantina. Guardate qua. Ah, Matilde, se lui ti offre soldi per farlo uscire, ricordati che ti do sempre 50 euro in più. Allora, guardate, raga, guardate.
Qua c'è una finestra con Zerbian dentro, guardate. Sono chiuso io dentro la cantina. Mi hanno fregato, raga. Volevo chiudere lì. Zerbian ti sta proprio bene. Guarda Otti, raga, guarda ciò. Ti sta proprio bene, Zerbi, ti sta proprio bene. Otti, prendi la tua boccata di aria fresca, bro. Sono infilato una spina, raga, di legno. Chiudendo Zerbian nella cantina, sono infilato una spina di legno. Tanto c'è Gaia tranquilla che fa da guardiana. Buon pernottamento. Aspetta, ti dà qualcosa da mangiare. Ti dà qualcosa di comodo. Ti portavi qualcosa di per terra. Ma gli diamo anche da mangiare o no? No. Sì. No? Fa digiuno. Ok. Sono le vitamine. Tanti sono gli scarafaggi, no? Sì. No, no, ce ne sono proteine. Altre. Sono proteine gli scarafaggi. Ce ne sono altre, se vuoi. Ma dite, tu veramente ormai sei infedele. Per 50 euro ti sei fatta corrompere così. Sì, esatto, Zerbi. Perché così ne avevo di più. Oh, raga, ora è arrivato anche K. Abbiamo deciso di mettere questa scala qua, ma tanto non uscirà mai di qui. Zerbi, vai. Mai. Vai. Dai, prova. Guardate, Zerbi prova a uscire. Non ce la fa, raga. Non ce la fa. Guarda, sta cercando di levare i sassi da sotto. Non servono a niente. Matilde, Zerbi, brava. Tu mettigli davanti. Brava, brava. Matilde, bravissima. Matti, tu devi essere con me. Ok. Matti. Matti, no, sta cercando di Matti, metti i sassi davanti. No, capo, capo, torna al tuo posto. No. Torna al tuo posto. Non ti do 50 euro se tagli i sassi. Perché? Matti, ti do 50 euro? Parte fuori. Matti, vieni qua, Gaia ti dà un bacino. Penso io. Ragazzi, metti quelle mani dentro. Metti quelle mani dentro. Bacino. Guardatelo. Guardate come prova a dimenarsi per liberarsi. Ma che doppio gioco? Sì, anche secondo me. Così impari a farci gli scherzetti. Adesso esco, non preoccuparti, sì. Sì, sì, vabbè. Raga, ma quanto lo sciogli un giorno? Chiamiamo il McDonald's, mangiamo ad asporto? Vai! Raga, cosa ordinate voi dal Mac? Allora, io un Grand Crispy McBack, un menù grande e 20 McNuggets. Questo ordinerò. Gaia? Prendi tu. Lei prende quello che prendo io, insomma, un sacco di roba che non mangerà e quindi mangerò io. Ma quindi scusa un attimo, Zerbi, cos'è che volevi? Ah no, aspetta, non ti sento. Posso bere anche le patatine? Sì, le patatine. Matilde, com'è la situ? Ma raga, è morto? Sì, secondo me ci sta facendo uno scherzo, fa finta di essere svenuto. Capo ha trovato un metodo geniale per chiudere la porta che fino ad adesso non avevamo trovato. Ma che problema ci siete? Vedete? Ora non esce più, raga. Raga, ma siete dei problematici per non trovare. No! Oh, oh! Dentro! No! Vai dentro! Spingi! Regalo, spingi! Spingi, raga! Si libera! Oh, te lo fuori! Pagaia! No. Scappa! Scappa! Raga! Dai, vediamo. Battiti anche tu. Batti. Raga, sono vivo. Schiappa. Zerbi, guarda che ho tuo amorosa di Fortnite in ostaggio. Se non fai il bravo mi dà un bacino. Zerbi, se fai un altro passo, mi fai male. Luca, Luca. No. Ma Matti, sei una... Bravo, ma Matti, ma sei una traditrice. Bravo, Matti. Fagli vedere. Ma sei una traditrice. A me è bello, dai. A me è bello. Dai, allora pace. 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 Aspettate che c'è Matilde che... Va bene raga, dai, questo video finisce qui. Il prossimo che chiuderemo in cantina sarà Cap. Solo se arriviamo ai 20.000 mi piace. Codice OTPFI, Instagram OTPFI.